Buonasera e benvenuti a una nuova puntata di Municipio X. Prima di conoscere l'ospite di questa sera, guardiamo insieme il sommario della puntata, come di consueto. Vediamo la grafica. Insieme al presidente del Municipio 1, Fabio Arrigoni, ci occuperemo di mobilità pedonale, solitudine e povertà, movida e conflitti, e poi avremo le nostre nuove voci dal web. Come sempre sono temi che permettono di riassumere un po' la voce del nostro Municipio 1 in questo caso. Do il benvenuto a lei, Presidente. Buonasera. Buonasera, grazie buonasera per essere qui con noi. Buonasera, molto gentile. Adesso, ancora mascherati, ma non per tanto. No, ancora, così abbiamo il beneficio del dubbio, dicevamo, per capire se qui sotto ci sono barba o baffi oppure nulla. Però per iniziare in maniera un po' più leggera dobbiamo proporle il nostro quiz, il quiz presidenziale. Speriamo di mettere in difficoltà un po' anche lei come i suoi colleghi. Vediamo la grafica, così le propongo subito la domanda. Le chiediamo: quale opera di Michelangelo è conservata al Castello Sforzesco? A. Pietà Bandini. B. Pietà Rondanini. C. Pietà di Palestrina. B. Vediamo se la risposta è esatta. E direi proprio di sì, porta a casa la vittoria anche lei. Ricordiamo appunto che si trova al Castello Sforzesco di Milano e anche questa pietà di Michelangelo, datata 1555-1564. Consiglio di andarla a vedere. Direi di sì, è arrivato il momento. Appena credo che sia già riaperta in questi giorni, consiglio di andarla a vedere, ma soprattutto di guardare tutto il castello insieme. Una esperienza un po' diversa dal solito, ci sono anche delle iniziative un po' particolari all'interno anche per i bambini. Quindi, ecco, allora ce la segniamo, grazie per averci... Consiglio di andare a vedere questa cosa, molto bella. Grazie per il consiglio, anche perché appunto vogliamo ripartire e partiamo in bellezza. Assolutamente. Allora, lascio adesso a lei la parola, perché abbiamo detto come primo tema mobilità pedonale, parliamo di vie e piazza di qualificazione. In estrema sintesi, il concetto che il municipio ha promosso in questi anni e intende continuare a promuovere, che cos'è? Semplicemente l'identificazione di una grande piazza del centro. Allora, il nostro dato di fatto è: noi siamo un municipio circolare, per raggiungere da uno dei lati del municipio, che sono i bastioni, la Piazza del Duomo, un quarto d'ora a piedi. Allora, noi lo proponiamo come un grande ambito pedonale, perché valorizziamo la pedonalità sia delle persone che possono camminare, sia delle persone che sono in condizioni di disabilità, perché questo è per noi essenziale. Qual è il modo? Più marciapiedi più larghi, spazi pedonali, diminuzione della velocità dei veicoli a 30 all'ora, ma a volte anche a 20 o 15. Perché? Perché diamo la priorità al pedone. Il ragionamento che stiamo facendo di questa grande piazza è che il centro può diventare un ambito un po' diverso per vivere la città. Una città che si guarda, intanto che si cammina. Quest'anno, per esempio, i ragazzi del Consiglio di Municipio, dei ragazzi e delle ragazze che sono elementari e medie, per capirci, hanno fatto un grande lavoro sulla toponomastica. Guardare non solo la città per com'è, ma anche per le vie e identificarle. Dove abito? In Viale Caldara. Ma chi era Caldara? Pochi lo sanno che era un grande sindaco di Milano. Ecco, loro che cosa hanno fatto? Hanno riletto questa cosa, hanno fatto dei documenti, quelli li mettiamo su un QR code che appiccichiamo sulle vie. Questo per dire che la città deve essere vissuta anche per capirne le origini, chi c'è e per capire che cosa, dove verso dove andiamo. Si favorisce anche il diventare turisti della propria città. Assolutamente, perché questo è un modo sostanzialmente per dire che il turista gira e si vede queste immagini, alcune anche in più lingue, perché loro hanno lavorato anche sul francese, sull'inglese, in modo da favorire anche le persone che magari non sono avvezze all'italiano. E questo è una modalità sia per scoprire io stesso dove abito, sia per dare la possibilità di scoprirlo agli altri. Cioè possiamo dire sia inclusione sociale che culturale da questo punto di vista. Assolutamente, perché a questa cosa poi hanno partecipato, come dico, i bambini. Noi abbiamo, tra l'altro, un'altra cosa che sarà fatta in questi giorni, grande percorso che parte dal centro, arriva a Montestella, fatto da chi? Fatto dalle persone che lavorano in montagna. C'è un sentiero urbano che parte dal centro e arriva fino a lì, e questa è l'espressione sostanzialmente di come si può, tra virgolette, camminare la città. Anche perché poi quest'anno, che vabbè, l'abbiamo menzionato spesso, ci ha anche insegnato a camminare di nuovo, quando le passeggiate erano l'unico modo, no, per muoversi. Esattamente, questo era il modo un po' per uscire, anche per
darsi diciamo degli spazi di vivibilità delle cose senza stare sempre chiusi. Ecco, la nostra proposta è che si sia sempre di più questo meccanismo. È chiaro che la città si muove, ha bisogno anche di muoversi, ma in alcuni ambiti rispettiamo di più con questa modalità la vita un po' di tutti. C'è una riduzione evidente dell'inquinamento, non sarà grande, ma un pochino c'è. C'è soprattutto la disponibilità di vivere una città anche un po' più lenta, certo, il che non va bene per cosa? Lo stress è spesso determinato dall'inseguire le cose. Sì. Ecco, le inseguiamo in modo un po' più lento, ma cosa significa? Significa che viviamo anche un po' meglio, certo. Insomma, ragionando con gli altri, fermandoci. Noi abbiamo grandi quartieri storici, sono posti dove il Ticinese, Romana, Garibaldi, dove ancora la gente si ferma a parlare fra loro, col negoziante, eccetera, eccetera. Recuperare questa visione di vivibilità urbana ci dà l'idea che i nostri quartieri sono un po' dei paesi, certo. Li mettiamo però un po' insieme. Sì, un modello poi replicabile, diciamo. Esattamente, questo è un po' livelli. Il concetto. Grazie, la ringrazio e mi trovo d'accordo da questo punto di vista, anche perché la città è comunione, insomma, comunità, quindi... Soprattutto comunità. E direi che allora possiamo passare al secondo tema, che è quello di solitudine e povertà, ma lascerei spiegare a lei quali sono gli interventi previsti. Allora, due cose. Nell'anno scorso, ma anche in quest'anno, ci siamo orientati attraverso grandi sostegni alle condizioni più povere. Chi sono? Sono le persone che sono in grave difficoltà economica, riceveranno anche quest'anno due volte un buono apposta per fare degli acquisti direttamente. Secondo, le persone senza fissa dimora, quelle che troviamo in giro, persone che sono aumentate nel tempo, perché non c'è più il clochard di una volta, quello un po' romantico, che via. Ci sono persone in grave difficoltà che non hanno più la casa, hanno perso il lavoro, hanno delle grandi difficoltà familiari. Ecco, l'attenzione è su questi, quindi questi interventi economici, le unità di strada che girano per il territorio e di sera soprattutto danno da mangiare, ma soprattutto danno anche un aiuto psicologico, certo. Il recupero psicologico. Terza cosa, una rinnovata attenzione attraverso quella che noi abbiamo, che è la rete povertà, cioè un insieme di associazioni che stanno sul territorio, alle condizioni di solitudine soprattutto degli anziani. Cioè noi abbiamo magari anziani che hanno disponibilità economiche, ma che sono soli in casa. Evidentemente questa condizione di solitudine in casa è difficile intercettarla. Come non intercettarla se non attraverso le associazioni che stanno proprio sul territorio, le parrocchie, associazioni private, di volontariato, che danno una mano? Noi da anni abbiamo, per esempio, d'inverno, un'associazione che si occupa proprio di dare un posto letto nel centro storico a delle persone che non hanno la dimora, perché d'inverno non si sa dove metterle, certo. E non sanno neanche loro dove andare. Va freddo, gli diamo questa possibilità, questa opportunità sta continuando ancora adesso in Corso Porta Vicentina. Abbiamo avuto dei problemi all'inizio, ma poi la gente ha capito, cioè all'inizio magari un po' di rifiuto, dopo una grande collaborazione. E questo è utile soprattutto perché viene fatto anche attraverso associazioni di persone che danno una mano alla città, perché la città si costruisce così, non è solo il comune, certo. È l'insieme delle persone che ci mettono qualcosa, tra virgolette, del loro. Se poi il municipio può dare lo spunto, cioè può mettere la luce sull'idea, poi le persone fanno la differenza. Il municipio soprattutto che cosa fa? Dà spazi gratuiti, organizza attività collaterali, anche quest'anno c'è un'attività un po' strana. Abbiamo deciso, anche per dare una mano alle piccole librerie indipendenti, un libro alle persone che non hanno soldi, che sono in difficoltà economiche, gli portiamo a casa un libro gratuitamente. Aiutiamo le nostre librerie, ma aiutiamo anche queste persone che non avrebbero la possibilità di comprare, perché già vivono con poco, ad avere uno strumento per passare alcune serate, per passare mezza giornata, ecco. Avendo un ragionamento di cultura attaccato alla presentazione pubblica di questo libro via web o di persona appena si potrà. Queste sono
diciamo, meccanismi per aiutare, agevolare la lettura e dire anche a coloro che se lo possono comprare il libro, certo, andate nelle nostre librerie perché devono vivere. Sì, tocca più prospettive in realtà, appunto, cioè punti di vista diversi, esattamente, conoscere meglio il libro, ma aiutarsi l'un l'altro, aiutare le librerie, anche perché una città tanto più grande, tanto più mostra l'impatto che c'è appunto tra povertà e poi quotidianità, rapidità, insomma, movimento urbano. Il problema è che il divario fra coloro che hanno disponibilità e coloro che non ne hanno, in questi casi di grandi difficoltà, aumenta. Certo. Noi dobbiamo cercare di ridurlo e sappiamo che c'è grande disponibilità delle persone proprio per ridurlo. Cioè grande disponibilità di mettersi a disposizione per qualcun altro. Questo io ho notato in tanti anni che sono lì. Cioè che tante richieste, domande, persone che vogliono fare qualcosa. Ecco, ci sono anche persone in stato di grave emarginazione, benissimo, però abbiamo tante risorse per cercare di rispondere ognuno, non solo la pubblica amministrazione, perché siamo tutti, certo, la pubblica amministrazione insieme. E tra l'altro allora mettiamo la luce su questo aspetto, per chi volesse rendersi partecipe, si può rivolgere al municipio? Con... Certamente, si può rivolgere al municipio, magari indicando che tipologia di disponibilità ha, e noi possiamo indirizzare su associazioni che fanno il web delle persone che devono andare a mangiare, la disponibilità per una notte, due, per assistere coloro che devono dormire, altre attività fatte per esempio per le persone disabili, lì occorre magari un po' più di attenzione e competenza, ma noi sappiamo che le competenze magari ci sono, insegnanti, persone che hanno lavorato su questo, si rivolgono al municipio direttamente, sul sito c'è proprio un indirizzo. Si rivolgono a questo indirizzo, dicono io sarei disponibile a fare questo e noi stradiamo e mettiamo in rapporto, questo è il compito. Ecco, questo è molto interessante, quindi ricordatevi di andare sul sito del municipio e poi da lì ulteriori informazioni, così appunto ognuno potrà fare la propria parte. Esatto. E torniamo così all'idea di comunità, insomma. Adesso noi abbiamo una pausa, quella che per noi è il respiro del discorso del presidente di municipio, però è un modo affinché i cittadini possano conoscere sempre meglio i propri spazi, no? E poi adesso stiamo parlando di ripartenza e di città da vivere, anche camminando con tempi più lenti, ma andiamo alla grafica così scopriamo la top 5 di oggi. Oggi vi proponiamo le 5 piazze di Milano che ci mettereste di più ad attraversare, vediamo un po' quali sono. Partiamo dalla numero 5, abbiamo Piazza Gaiolenti, si trova in Porta Nuova, 11.000 metri quadrati, allora a salire. Una che ci mettiamo ancora di più ad attraversare è sicuramente quella di Piazza del Duomo, ben 20.000 metri quadrati. Saliamo alla posizione numero 3, abbiamo Piazza Duca d'Aosta, sono 21.000, poca differenza dalla precedente. Ma alla posizione numero 2 abbiamo Arco della Pace con 26.000 metri quadrati, però il premio, il primo posto se lo aggiudica Piazza Gino Valle, si trova a Portello con ben 27.000 metri quadrati, quindi questo può essere un nostro invito per non solo conoscere le nostre piazze ma verificare quanto tempo effettivamente ci mettete a calpestarle, il che vuol dire fare movimento, vivere la città e scoprire magari posti nuovi. Allora, Presidente, direi a questo punto che noi possiamo occuparci del nostro terzo tema, perché poi dobbiamo affrontare le voci dal web, abbiamo un po' di commenti, un po' di scambio, insomma, da fare con gli abitanti del Municipio 1. Parliamo di movide e conflitti? Questo è un tema storico per noi, la faccio breve. Ci sono delle attività commerciali, ci sono delle persone che le usano, ci sono le persone che vanno a fare l'aperitivo, che stanno lì di sera, eccetera, eccetera. Ci sono i residenti. Il conflitto dove si determina? Si determina dal rumore che viene creato, magari dalle automobili troppe che arrivano in luoghi dove si potrebbe arrivare anche a piedi o con i mezzi pubblici. C'è evidentemente magari l'occupazione di tanto suolo pubblico, adesso gratuito, per cercare di agevolare queste attività che sono evidentemente hanno avuto un grande condizione di crisi. Allora, questa questione qua non l'abbiamo risolta, cioè c'è da dirlo, perché evidentemente una grande complicazione. Qual è la nostra idea? Fare degli accordi, dei patti fra residenti, commercianti, pubblica amministrazione, perché ognuno ci mette un po' il suo
per ridurre quali sono gli effetti che sono negativi rispetto a questa cosa. Non sono tutti effetti negativi, cioè l'utilizzazione degli spazi pubblici a volte crea più sicurezza, certo, in sé. Vero. È anche vero che però l'eccesso dell'utilizzazione, le persone che magari sono in stato di ebbrezza oppure le condizioni di dipendenza da sostanze tossiche, è chiaro che comporta qualche problema. Allora che cosa diciamo? Non la risolviamo con le regole solamente di chiusura, le risolviamo attraverso delle regole che tutti insieme mettiamo sul tavolo. Limitazione magari degli orari su alcune cose, perché devo somministrare dopo mezzanotte i superalcolici? Potrei anche non farlo, in tanti stati europei non si fa. Perché devo, diciamo, non dare un'occhiata a coloro che stanno fuori, fanno baccano, richiamandoli a una condizione normale rispetto a chi dorme sopra? Ecco, l'insieme di una serie di patti e di regole che abbiamo anche predisposto, che sono alcune, l'ultima è su Piazza Sant'Agostino, è allo studio un patto proprio territoriale su questa cosa che abbiamo già formulato, cioè per iscritto con tutte le regole. Ecco, questo è il modo per non risolvere il problema, ma cercare di dare un rapporto fra le persone in modo che si eviti una condizione di conflitto. Secondo lei quale sarà però la reazione di coloro che fruiscono questi spazi? Penso al pubblico appunto magari che frequenta di sera anche. La reazione è spesso che le regole vanno spiegate. Cioè io anche per il mestiere che faccio, dove leggo codici tutti i giorni, se la gente non capisce la regola, non la prendi. Tu la regola devi spiegare. Allora credo che ci sia anche la disponibilità di chi utilizza, magari non sempre, ma la disponibilità di chi utilizza a comprendere che il rispetto anche delle persone che stanno intorno, magari sulle cose non volute, stiamo insieme in 15 sotto un negozio, è chiaro che facciamo un baccano. Certo. Magari non ci pensiamo neanche che quello di sopra sta dormendo o magari non sta bene in quel momento. Ecco, raccontarci però che c'è un diritto alla quiete e capire perché c'è il diritto alla quiete, pensando magari alla persona che non sta bene o al bambino che deve dormire, ecco, questa è la modalità per cercare di portare che tutte le persone apprendano che magari posso abbassare un pochino la voce. Sì, un po' come la convivenza all'interno di un condominio, l'idea è questa. Esattamente, cioè che... se però diciamo il condominio insomma, non è l'esempio migliore, perché se noi oggi abbiamo un contenzioso condominiale talmente elevato che qualcuno si chiede perché ci siamo inventati il condominio. E non esiste in tutto il mondo, in altri sì. Posti sono altre modalità. È evidente che è un meccanismo di scontro, ma proprio lì vediamo che se c'è lo scontro è perché non si riesce a parlarsi. Sì. Magari parlandosi lo scontro si risolve. Sì, anche perché a volte è un po' il timore del cambiamento, perché uno pensa di usare delle abitudini diverse dal solito, in realtà è una comprensione nuova di un punto di vista che prima non si era. Esattamente, quello, è quello contatto. Che uno deve comprendere, è il tentativo di dire magari limito un po' me stesso, ma garantisco coloro che ho intorno. Grazie. Tra l'altro adesso restiamo un po' in tema, perché la voce del web di oggi è quella della Social State Papignano, Darsena e Corso di Corso Genova. Il video dura un minuto e mezzo, lo guardiamo, poi dopo le leggo alcuni commenti e vediamo insieme poi la risposta. Mandiamo il video. Marco Rossi Montecuccoli, sono uno degli amministratori della Social Street Papignano, Porta Genova, Darsena. Ho in mente due domande da porre, la prima riguarda il mercato che ci ospitiamo ogni martedì e sabato nella nostra zona, premettendo che io adoro i mercati. Mi chiedo però come mai venga tollerata questa mancanza di ecologia nella sua gestione. Non c'è raccolta differenziata se non veramente in minimissima parte, i mezzi che spesso vengono utilizzati dagli ambulanti hanno più di 30 anni e sono diesel e vengono usati ancora dei generatori elettrici a combustibile. La seconda domanda invece riguarda il parcheggio selvaggio sulle aiuole. Mi chiedo come mai ancora nel 2021 a Milano
ci siano delle aiuole che vengono utilizzate, tollerate, tollerate da parte del comune e di fatto utilizzate dai cittadini come parcheggi. Questo è su tutta Viale Papignano, una parte di Gabriele D'Annunzio e fondamentalmente anche grossa parte della stessa cerchia. Per chi si fosse collegato ora, abbiamo appena visto il video delle nostre voci dal web per il Municipio 1. Allora, noi abbiamo adesso, mandiamo in grafica, dei commenti che appunto sono stati realizzati al di sotto del video. Non li rileggeremo tutti per questione di tempo, però sicuramente il Presidente riuscirà a dare una risposta completa. Ve ne leggiamo uno perché appunto per ragioni di tempo è più funzionale e riassume tutti i temi che poi sono stati toccati. Insomma, colgo l'occasione però anche per dirvi che noi vogliamo aiutarvi un po' in questo senso, fare un po' da fulcro, da punto di raccoglimento di quelli che sono i commenti e poi vi aiuteremo volta per volta a sciogliere un po' i nodi che volete proporre. Allora, io vi leggo quanto dice Veronica. Veronica dice: io vorrei chiedere di riqualificare la zona dei parterre centrale di Viale Papignano. Sarebbe bello avere un'area verde godibile e ciclabile. Inoltre vorrei proporre una volta al mese, al posto dell'anarchico mercato attuale, di ospitare sulla piazza il bellissimo, ordinato e ricercato mercato biologico che normalmente è tutti i sabati nel piazzale di Media World. Allora, lascio a lei la risposta, Presidente, così può valutare un po' tutti i temi, i punti che sono stati toccati. Comincio da una cosa che proprio c'è il bando, proprio è uscito settimana scorsa. Abbiamo, diciamo, stanziato 18.000 euro per attività durante questo periodo estivo su Piazza Sant'Agostino, attività culturali, sociali, sportive. Aspettiamo le proposte di coloro che associazioni, gruppi, eccetera, eccetera, vogliono farle. Sono finanziamenti proprio per dare alla piazza l'occasione di una socialità di tipo culturale e sportivo. Quindi questo è il meccanismo, perché può sembrare adesso un po' una sorta di spianata che ha il luogo, un limite evidente, il mercato. Allora, il mercato è un limite, è un'occasione, è un limite, è un'occasione di lavoro per tante persone, è un'occasione anche magari di acquisto, sì, per coloro che, diciamo, cercano prezzi magari più contenuti. Tra i giovani è molto gettonato, tra l'altro. E dall'altra parte un'occasione di fastidio per alcuni, evidentemente. Giusto l'altro ieri ricevevo una mail delle persone che operano fanno i pescivendoli, evidentemente insomma, un po' di odori rimangono dopo, bisogna però trovare delle soluzioni rispetto a questo, perché loro hanno ragione. Cioè, ci sono tanti modi per andare a risolvere anche queste piccole questioni che però per alcuni che ci abitano di fronte diventano grandi. E per venire alla questione, quindi questo sulla piazza, dove tra l'altro stanno lavorando anche i ragazzi, che hanno proposto una specie di disegno di percorso, stiamo discutendo un po' anche con i progettisti, per far disegnare proprio dai ragazzi una sorta di percorso all'interno di questa piazza con dei giochini a terra, perché non è possibile mettere delle cose fisse, perché evidentemente essendo il mercato ci sarebbe un conflitto, ma è possibile creare delle attività che ognuno può usare, magari ritornando ai vecchi giochi, sì, che si facevano un tempo, piuttosto che la schiacchiera, da disegnare direttamente da parte dei ragazzi sulla piazza. Tra l'altro hanno inventato una cosa particolarmente, che mi piace particolarmente ricordare, una panchina dove c'è scritto: se hai litigato siediti qui che risolviamo. Dall'idea di come, della percezione anche dei bambini, questi sono bambini, sì, degli elementari, ma della percezione che hanno della possibilità di risolvere il conflitto, sì, che non è poco, molto spesso gli adulti il conflitto lo creano più che risolverlo. Ecco, loro danno un'ipotesi di risolvere il conflitto, ci sediamo qua e lo risolviamo. Un'idea adesso mi ha fatto venire in mente Fiedler, che è un critico letterario in realtà famoso, lui citava "close the border, cross the gap", in questo modo. Se tu prendi spunto dai bambini, l'idea è proprio quella, cioè di chiudere, certo, un po' la distanza, perché a volte hanno solo un modo di vedere le cose molto più semplice. E certo, non è detto che non litigano, ma una volta che hanno litigato però cercano la ricostruzione. È quello che dovremmo fare anche noi rispetto a questo. La domanda che veniva posta è invece è importante. Parterre centrali, in realtà c'è un progetto che mette in sicurezza la parte, diciamo, di viabilità, magari riduce un po' la velocità, l'abbiamo già ridotta inserendo un nuovo semaforo a un certo punto perché c'era un problema di pericolosità. Sposteremo la sosta a fianco del parterre centrale,
Platea centrale potrà essere così anche riqualificato. Serve la riqualificazione sia per avere una connotazione decente dei banchi che ci sono, sia per la possibilità di una passeggiata quando non ci sono. Più complicata la vicenda della pista ciclabile, perché evidentemente questa pista ciclabile, che abbiamo ipotizzato anche noi e che partirebbe da Cantore per arrivare fino alla Piazza Conciliazione, ha una serie di vincoli. C'è una parte dello spazio che è dedicata agli agenti di polizia penitenziaria per mettere le loro automobili, forse questa si potrebbe anche risolvere trovandogli un altro spazio, bisogna capire dove. Ci sono due distributori di benzina che stanno all'interno di questa cosa. È un progetto su cui è giusto lavorare, perché ha ragione la signora che poneva questo problema qua nel dire: abbiamo questi ambiti, diamogli la loro valorizzazione. E a noi piace dire che tutta la parte, insomma, di contorno delle vecchie mura spagnole è giusto che abbia una riqualificazione conforme, cercando di evitare la sosta sotto gli alberi, perché rovinano gli alberi, li mettono a rischio. È chiaro che le macchine non possiamo metterle in tasca. Delle soluzioni dobbiamo evidentemente trovarle, probabilmente si va a una riduzione della velocità di passaggio sugli ampi, ma del resto nella cerchia delle mura ci sono 120 passaggi pedonali. Rispettiamo il pedone, insomma. Certo. Se uno va in giro in città a più di 20 all'ora non si gira. Se fa il conto, io ho una macchina elettrica, ogni tanto il coso di qual è la velocità media che faccio, sì, non supera mai i 20 km all'ora. Allora bisogna avere un po' più di pazienza di quella che abbiamo e dare più spazio al pedone. Allora le chiedo solo un ultimo appunto per quanto riguarda la domanda relativa al mercato dell'aspetto ecologico, quindi la dispersione dei rifiuti a quanto pare non viene effettuata realmente la raccolta differenziata, ci sarebbe una dispersione di plastica. Questo è un grandissimo problema su cui vanno responsabilizzati gli operatori del mercato. A me dà un grandissimo fastidio, ma lo dico e lo sanno anche loro, con cui ogni tanto faccio polemica, che loro non puliscano, cioè non mettano bene la pulizia quando hanno concluso, ma non solo quando hanno concluso, intanto che fanno la vendita. Se io fossi, è come casa mia, certo, il banco che ho, lo voglio tenere pulito? Sì, perché casa mia la terrei pulita. Lo stesso concetto vale lì. Quindi alcuni sforzi sono stati fatti, per esempio sulle cassette, eccetera, eccetera, c'è una raccolta differenziata rispetto al resto, non basta. Ci deve essere una raccolta differenziata anche sugli scarti, insomma, delle mie produzioni, che sono scarti alimentari da una parte, che sono quelli che danno più fastidio, e lì la raccolta differenziata c'è, ma ogni tanto viene dimenticata, e sugli scarti da imballaggi, con una grande riduzione degli imballaggi, perché questo è un tema che vale per tutti, anche per certo, noi, quando andiamo al supermercato, tantissimi imballaggi, e questi imballaggi poi contribuiscono alla negatività della nostra bilancia della produzione dei rifiuti. Quindi la riduzione anche degli imballaggi darebbe questo effetto. Quindi in questo caso però un dialogo rispettivamente a questo. È un dialogo che continua, è un dialogo che a volte, diciamo, ha toni un po' muscolari, ma io lo ritengo giusto che abbia toni muscolari, perché, come dico, la casa è lì, e la casa anche degli ambulanti va tenuta bene. Quindi anche loro giustamente devono avere dei comportamenti che sono assolutamente corretti, perché questo gli dà la possibilità di dialogare anche con chi sta lì. È un'interfaccia diversa. Allora, io la ringrazio perché ha risposto a quelli che sono stati i punti fondamentalmente toccati anche nei commenti. Abbiamo cercato di fare una panoramica più precisa possibile. La ringrazio per essere stato qui con noi. Grazie. Spero a voi di vederla prossimamente, così tratteremo insieme altri temi. E ringrazio anche voi che ci avete seguito, voi che partecipate, lasciate i vostri commenti e ricordatevi che noi ogni martedì, ogni giovedì alle 19:30 siamo sempre qui sulla nostra pagina Facebook. Grazie buona e buona serata.